sia lodato Gesù Cristo. Non toglie i peccati, dice San Paolo ai Galati, se non la grazia della fede che agisce per diletto per la carità. Ecco che dunque il miracolo ottenuto dal centurione per suo figlio è quella fede viva che lo fa operare, la fede che fa chiedere a Gesù Cristo il miracolo per il figlio paralitico e che è così operosa e così vivificata che il nostro Signore Gesù Cristo stesso si meraviglia. Vediamo poche volte nel Vangelo Gesù Cristo manifestare sentimenti, ecco che lui si meraviglia della fede di questo centurione e prende occasione per dare in anteprima la sentenza tremenda del suo proprio regno, invece che non sarà seduto con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma sarà gettato fuori nelle tenebre dove sarà il stridore dei denti, per non aver creduto e per essere inescusabili del non aver creduto, perché presenti a innumerevoli miracoli operati da nostro Signore Gesù Cristo che impongono alla mente la necessità di sottometterla a questa mente con tutto quello che ci va dietro, la volontà, l'affetto, l'anima, il corpo, a colui che appunto dà questi segni così sicuri, così certi della sua divinità. Valeva per il popolo eletto presente all'epoca testimone oculare, ma non vale di meno se non vale di più per il popolo redento, lavato nel lavacro del battesimo, incorporato il nostro Gesù Cristo, che oltre la testimonianza dei testimoni oculari di 2000 anni fa cumula la testimonianza tramandata di 2000 anni e poi viene ad affermare sì o no, non importa se Gesù Cristo adesso ha fatto questi miracoli o no. Importante volersi bene in questo mondo, importante non litigare, importante non farsi la guerra e poi stiamo tutti bene. Certamente se sono stati trattati così duramente da Gesù Cristo coloro che erano ancora sotto la legge del peccato, perché la legge di Mosè era la legge del peccato, perché metteva in evidenza il peccato appunto che doveva essere tolto dall'alieno del mondo. Ebbene, coloro che questo peccato poi l'hanno avuto tolto e sono stati gratificati della nuova alleanza e che rigettano quella nuova alleanza, ma dobbiamo immaginare che l'ira di Dio è ancora più grande di quella già tanto grande per coloro che hanno rigettato l'antica alleanza. E tutte queste cose, cari fedeli, sono di così grande importanza, innanzitutto perché troviamo subito il nostro rifugio, troviamo, come dice il Salmo, come il passero trova il suo nido, dove si accovaccia e si sente bene al calduccio, così anche la nostra anima in questo secolo cattivo, come dice oggi San Paolo nell'Epistola ai Galati che leggiamo, da questo secolo cattivo dal quale Gesù Cristo ci ha salvati, ebbene uno in quella fede rivelata e nell'agire secondo quella fede rivelata trova il vero e unico conforto e perciò anche linea direttiva
nell'essere cristiani, nell'essere cristiani cattolici, ed è quello che gli permette anche di riconoscere la voce del suo pastore. Dice il nostro Signore Gesù Cristo: io conosco le mie pecorelle, ma le mie pecorelle conoscono me. La mia pecorella conosce la mia voce. Se la ama e se la nutre e se ne ha memoria. Ecco, dunque rimane, cari fedeli, in questa viva fede il principio di operazione e di azione che poi nella grazia e la carità, e anche con questo principio rimane il nostro faro per venirne fuori da questa sempre più fitta confusione nella quale viviamo a tutti i punti di vista. A tutti i punti di vista. Vedete l'importanza di questa fede, ricordiamola, prima o poi di illuminare rapidamente un po' quello che sta succedendo anche in questi giorni, rileggendo quello che Santa Madre Chiesa ci fa leggere oggi nel breviario, cioè l'epistola di San Paolo ai Galati, coloro che dunque, dopo essere stati convertiti al cristianesimo, si sono fatti abbindolare dai cosiddetti giudaizzanti che li riportavano dunque a praticare la legge mosaica, cosa che in quei primi momenti era anche di fatto coesistente. I primi cristiani praticavano anche o anche la legge mosaica, cosa che poi viene dunque risolto al primo concilio di Gerusalemme. Ma così lui si rivolge ai Galati: mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati alla grazia di Cristo ad un altro Vangelo. Ma non ce n'è altro, soltanto ci sono alcuni che vi conturbano e vogliono capovolgere il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi stessi o un angelo del cielo vi annunzi un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Già l'abbiamo detto e lo ripeto ora: se qualcuno vi annunzierà un Vangelo diverso da quello che avete appreso, sia anatema, poiché ora cerco io l'approvazione degli uomini o di Dio, ovvero cerco di piacere agli uomini. Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Questa è la parola di San Paolo. E se San Paolo ripete, ma ripete ripetendo, non è che dice una cosa, dà un esempio e ripete, semplicemente la stessa frase la ripete subito due volte di seguito. E già l'abbiamo detto e lo ripeto ora: se qualcuno vi annuncerà un Vangelo diverso da quello che avete appreso, sia anatema. E dobbiamo dire, come abbiamo paragonato l'infedeltà del popolo dell'Antico Testamento all'infedeltà del popolo del Nuovo Testamento, e quanto più grave è l'infedeltà, possiamo comunque dire, del popolo del Nuovo Testamento, anche se il fatto certamente di avere messo in croce il figlio di Dio fattosi uomo è sicuramente una malizia che difficilmente può essere superata. Ma così anche dobbiamo dire: se San Paolo è così severo da anatemizzare, cioè da escludere dal corpo di Cristo, per il fatto solo che sono ritornati a praticare la legge mosaica, ma cosa dirà Gesù Cristo del segretario di Stato Parolin, per esempio, e di tutti i suoi predecessori che vanno al World Economic Forum per parlare la pace nel mondo e dichiarare che certamente la Chiesa Cattolica non pretende niente e che
nel dialogo interreligioso, nell'operazione di tutte le religioni, bisogna operare la pace nel mondo. Altro che andarsi a farsi qualche abluzione o qualche circoncisione o fare qualche rito che ancora era nell'usanza, magari nell'Antico Testamento, è ben differente. Quale anatema aspetta a un cristianesimo che parla di necessario pluralismo delle religioni nel dialogo senza preferenza per nessuna? Guai se ci abituiamo a queste cose e se perdiamo la percezione del peso, della gravità di tale parole, giustificando con questo poi la libertà religiosa. Per addolcire la pillola di questa ennesima apostasia, poi c'è certamente Francesco Bergoglio che parla del filo verde di speranza che attraversa l'Europa perché l'unione della fede nel Cristo. Allora, l'unione della fede del Cristo è per Francesco Bergoglio quello che il suo segretario di Stato spiega poi al forum, che è la rinuncia della pretesa di Gesù Cristo di regnare sui popoli perché ci vuole dialogo interreligioso, e non è finita qui, cari fedeli, perché poi viene chiesto esplicitamente l'azione anche in pubblico della religione, e la religione non deve essere una cosa privata, perché la religione deve dire la sua anche nell'aspetto civico pubblico della società. Oh, che belle parole! Sa come dal regno sociale di Gesù Cristo? Assolutamente no. Viene aggiunta un'altra cosa. Ci vorrebbe un'unione politica in Europa, viene ancora preconizzato. E viene anche suggerito di rifarsi ai padri fondatori dell'Europa. Chi sono questi padri fondatori dell'Europa? Non saranno mica Carlo Magno, Papa Gregorio? E noi, i padri fondatori dell'Europa, sappiamo ben chi sono. Oggi il padre fondatore dell'Europa è Kudnov Kalergi. E Kudnov Kalergi, nel suo libro Per l'Europa Unita, nella quale infatti lui chiede che siano abolite queste vili e avvilenti democrazie per fare regnare l'aristocrazia, e poi lui, nominandola con nome e cognome come razza superiore, propone la razza superiore che questa aristocrazia poi deve svolgere in un'Europa governata unitamente. E abbiamo Francesco Bergoglio e Parolin che servono su un vassoio d'argento senza dirlo questa cosa, neanche senza dirlo. La cornice, c'è tutto. Padre fondatore. E sicuramente un mezzo miliardo di cattolici che sono forse infastiditi che ancora si parla di Gesù Cristo come riferimento per la società, altro miliardo, però mezzo miliardo di cattolici sicuramente molto incoraggiati da queste parole del segretario di Stato, che bisogna rinunciare certamente alla religione cattolica e lasciare il posto al pluralismo religioso, dell'ecumenismo, del dialogo interreligioso, per essere presenti anche religiosamente nella vita pubblica, perché la vita religiosa non è una cosa privata, è anche pubblica, grandioso. Che è vero che la religione è la vita pubblica, ma quale religione? Quella dominazione aristocratica della razza superiore preconizzata, tra l'altro il termine è proprio nativo di Kudnov Kalergi, quell'altro sognatore tedesco, o piuttosto austriaco, coglie e utilizza quel termine molto dopo. Il primo a coniarlo è quello nel cui nome la Merkel e Bergoglio ricevono premi, il nome di colui che viene ancora, che viene oggi ricordato, e nel nome del quale si chiede, si dice, c'è bisogno di un'unità politica nell'Europa. Ma
sapete come c'erano pochi sacerdoti e vescovi che all'ascesa o anche prima dell'ascesa del nazionalsocialismo tuonavano dai pulpiti la pericolosità di quell'ideologia? Guai ai sacerdoti e vescovi che non tuonano adesso contro quello che era l'humus di quell'ideologia. Ed è l'Europa di Gudnuf Kalergi, un puro razzismo biologico. È intollerabile che un presunto segretario di Stato e un presunto Papa in questi solo pochi ultimi giorni, in modo così palese, preconizzano questa Europa. E quattro cardinali fuori servizio vanno a girare il dito in quelle oramai praticate eresie sin dagli anni 70, che già il cardinale König e altri davano la comunione a divorziati risposati, come se fosse per deviare l'attenzione. Ci si chiede, poi ancora una volta, speriamo sempre, non vogliamo mai togliere la buona fede, magari si svegliano, però sembra molto grossa che questo li preoccupa quando non li preoccupa che il Cristo è di nuovo detronizzato e tolto di mezzo. Con tutto quello che rinnovate visite nelle sinagoghe, questi quarti cardinali non li fa niente allora. No, amores letizie, i divorziati, gli sposati che vanno a comunione. Ma se è una cosa che si pratica nella Chiesa moderna già da decenni, e anche in pubblico, come mai adesso di colpo c'è tutto questo allarmismo? Sembra un po' una ben studiata azione di deviazione dell'attenzione dalle cose essenziali. Torniamo dunque a San Paolo che ripete due volte l'anatema a chi predica un Vangelo diverso da quello che ha predicato lui. Rammentiamo che la diversità, infatti, era, tra virgolette, solo anche praticare un po' di legge mosaica. E già gli dà l'anatema. Figuriamoci quale anatema di diversità se dichiaro e ripeto, come è stato fatto la settimana scorsa, che certamente tutte le religioni hanno valore di salvezza e che tutte le religioni devono, senza dare precedenza a nessuna, dialogare insieme e praticare il pluralismo per la pace nel mondo. Quanto più dunque è necessario se vogliamo vivere intanto sereni in noi stessi, chiedendo la remissione dei nostri peccati per fare la nostra salvezza, che appunto il nostro agire non sia se non, come dice San Paolo, nella grazia della fede. Sì, non esiste carità senza fede e non esiste vera fede senza carità, altrimenti la fede è morta, quella che conoscono i demoni molto meglio di noi. Chiediamo questa grazia per appunto rincuorarci, trovare anche in questo secolo cattivo, come lo chiama San Paolo, appunto però il nostro nido, il nostro conforto, il nostro calore spirituale, per dunque salvarci noi, salvare il nostro prossimo, pregare anche che per questa povera società, come lo è qui a Treviso, che si buttano in più in una sola settimana sotto il treno dalla disperazione, che possa comunque la Santa Vergine Maria tenere per queste povere anime la grazia di riflettere un po', di alzare la testa, guardare il cielo e pensare un po' più a Dio che non alle volete non pagate, e poi rimanere in vita e salvarsi. In nome del Padre, del Figlio, Santo così sia, sia lodato Gesù Cristo. Sì, sì, sì.